sta facendo scalpore un retroscena di William e Kate, il futuro re d'Inghilterra ha spezzato il cuore della sua consorte. Conquistare un principe azzurro potrebbe essere difficile, ma saperselo ottenere potrebbe diventare un'impresa ancora più ardua. E Catherine Middleton lo sa bene. Come raccontano le colonne di The Pew, William non è stato tanto gentile con lei. I principi possono essere a volte davvero insensibili. Il primogenito di Carlo e Diana, oggi 42enne, è stato un ragazzo con voglia di libertà, ma il gesto che ha compiuto nei confronti della sua dolce metà potrebbe risultare imperdonabile. Punto la telefonata imperdonabile di William che devastò Kate. Punto il nuovo libro sui reali che sta spopolando nelle librerie. Catherine, principessa di Galles di Robert Jobson. Una biografia dedicata a Kate Middleton e alla sua vita da quando era solo una ragazza borghese fino ad oggi, principessa del Galles. L'autore riprende momenti inediti o già usciti sui tabloid arricchendoli di dettagli. Essendo molto vicino alla famiglia reale e avendo fonti autorevoli, Jobson ha raccontato di quella volta che William lasciò, dopo 5 anni di relazione, Lady Middleton. La lasciò al telefono in 30 minuti senza neanche guardarla negli occhi. Un gesto che suona come crudele e insensibile, ancor di più per quello che fece dopo. Il principe infatti dopo averla liquidata andò a far festa con i suoi amici in un night e stappando una bottiglia di champagne con i suoi amici avrebbe urlato, sono libero. Punto come sottolinea il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, è accaduto durante il periodo di fuoco del divorzio dei suoi genitori e probabilmente l'allora giovanissimo William, potrebbe aver avuto un momento di smarrimento e di sfiducia nell'amore. Chiese consiglio anche a suo padre che gli rispose, se non sei sicuro, lasciala prima che le cose vadano troppo avanti. Punto Kate ne fu sconvolta. La principessa fu lasciata in un modo atroce e per lei fu un colpo devastante. Tuttavia anche in questa circostanza ha mostrato determinazione e forza di volontà. Dopo le lacrime, decise di preparare una strategia di attacco, cominciò ad uscire più spesso, a frequentare le feste più ambite, a mostrarsi bellissima, apparendo continuamente sui giornali che ormai la seguivano ovunque. William vedendola sulle copertine in tutta la sua bellezza ne fu nuovamente folgorato e decise di riconquistarla, ma Kate lo fece soffrire per 3 mesi prima di ritornare dalle sue braccia ma una volta fatto, i due non si lasciarono mai più. Il resto è storia. Ma sicuramente ci sono altre cose che presto potrebbero essere svelate,